1804. Napoleone Bonaparte si autoincorona imperatore. 1942. Il gruppo di Enrico Fermi effettua la prima reazione nucleare a catena. 1956. Castro e i suoi sbarcano a Cuba. Inizia la guerriglia che porterà alla vittoria. Commenta il Fatto del Giorno Sandro Neri, direttore de Il Giorno. Oggi parliamo del pentito Leonardo Vitale.